Sachsenring GP. Fanno paura le pubblicità della Ducati prima delle gare, sono di un masochistico, portano anche forse un po' sfiga. Quello di questo GP dice che al Sachsenring la Ducati ha due record, giro più veloce e la velocità di punta. Però l'anno scorso, perché quest'anno prende quasi 30 secondi, che in una pista come quella tedesca è come prenderne una cinquantina al Mugello, insomma più o meno i conti tornano. Quest'anno non è così, vince Pedrosa, appena fratturato, appena tornato, per cui da fratturati si può vincere. E poi Lorenzo fa un miracolo su Stoner, che comunque c'è, è forte anche lui. Insomma, il trio c'è in forma. Vincono a turno, ma ci sono. Se ne rendono conto anche i cronisti. Pedrosa, sei il mio mito. Non fa niente se fino a ieri era un depresso rompipalle che si lamentava perché qualcuno tirandolo giù ti aveva fatto perdere il mondiale. Sei il mio mito. Basta che non lo fai più, insomma, per oggi. Insomma, le Ducati invece soffrono. Però una cosa buona c'è. In TV hanno capito qual è il problema di Rossi, non riesce a fare le traiettorie che vuole e quando ci riesce cade, quindi non riesce. Insomma, hanno bisogno di un telaio perimetrale, cioè prima il problema era il davanti, poi il dietro, la parte posteriore, adesso la parte centrale, manca solo il sotto e il sopra, anche se comincio a pensare che sia questo il problema, è il sopra che non va. Insomma, il pilota si limita a dare a dire quali sono le sue sensazioni, non a dire quello che bisogna fare, cioè in quanto pilota si limita a questo. Strano perché fino a qualche tempo fa era quello che risolveva i problemi anche delle moto degli altri, guardandole da casa come superbike, oppure il pilota era la causa dei problemi della moto, come Stoner che non riusciva a metterla a posto, o come Lorenzo che copiava i setting e quest'anno avrebbe dovuto in teoria prendere le botte. Non si capisce, a volte il pilota può. A volte il pilota non può, perché c'è anche la componente psicologica, cioè lo scoramento di cui tenere conto. Ma come Stoner non aveva lo scoramento, lui non aveva la componente psicologica, era da psicologo, e Melandri anche da internare. Pedrosa che era depresso perché continuava a menarla con sta storia della caduta, e Lorenzo che secondo alcuni doveva essere quello super triste perché non vinceva facile come avrebbe potuto pensare. Quindi per chi vale lo psicologo? Per alcuni lo psicologo è una cosa brutta, per altri l'aspetto psicologico è una cosa brutta, per altri lo scoramento è una giustificazione. Vabbè, non si capisce. C'è anche la ricerca del mal comune, nel senso, ma Niki ha voglia di provarla la GP11.1? Eh certo, vuole fare una figura di merda anche lui, non vede l'ora lui, ma sì, tiriamo dentro anche lui, così magari in due, magari la tragedia, almeno tragedia, non si può sviluppare una moto in un weekend. È una cosa che hanno saputo recentemente, prima pensavano di poterlo fare. Strano questo, perché alla fine la GP11.1 mi chiedo, quando senti il mi chiedo è in arrivo un po' la cazzata. La 11.1 è una moto nuova oppure no? Cioè è una moto veramente nuova oppure è una moto vecchia a cui hanno dato una sistemata? Cioè è una. Quando non si sapeva che si sperava avrebbe funzionato, era una moto nuova che doveva risolvere il problema. Adesso che non funziona, è una moto vecchia. E comunque, al traguardo, è la migliore delle GP11.1 rosse col numero giallo, fra tutte. Comunque ha ragione Suppo quando ingenuamente, non so se ingenu non so quanto ingenuamente, gli chiedono cosa manchi la Ducati rispetto all'anno scorso. Manca il pilota, cioè una persona che magari in maniera più o meno incosciente, come sarebbe la guida di Stoner, riesce a farla andare comunque al di sopra dei problemi. Il fatto grave è che si fa sempre più fatica, dal punto di vista mediatico, a sostenere un pilota che non può vincere sempre, ha diritto a perdere, a smettere di vincere, poi magari recupera, torna a vincere, con serenità, come fanno gli uomini e non le macchine. Al di là del rispetto per chi ha vinto tanto, comunque, insomma, e della riconoscenza, non si può continuare a parlare dei nove mondiali come carta di eccellenza. Ho capito che hai vinto 9 mondiali e tutti i giorni mi leverò il cappello davanti a questo signore che forse è il pilota italiano più forte. Ma non è, a sto punto allora mi sposo anch'io con Miss Italia del 55. E tanto era una figa una volta. Insomma, senza nulla togliere alla signora, Rossi gira come l'anno scorso, ma sono gli altri che vanno più forti. Un po' come dire che le tette di Miss Italia del 55 non è che sono cadenti, sono le altre che stanno più su. Non ho capito. C'è poi la questione Simoncelli, che è opaco, intimidito dal fatto di non poter guidare come vuole, dal fatto che tutti gli danno pressione. Cioè, lui è intimidito dal fatto che non può tirar giù delle persone
e fare come gli pare. Poi il colpo di genio, ma non è che a qualche centimetro di troppo? Ma dove? Cioè, in che senso? Cioè, se ne accorgono adesso che è più lungo del normale, i Fiumicelli. Quando fa le polle non è più lungo, cos'è? Un nano che dopo cresce con la pioggia fra il sabato e la domenica? Peccato, perché la gara è stata comunque una figata lo stesso, bellissima. Anche con Rossi e Simoncelli puniti da gente con la stessa moto, o peggio, con la moto dell'anno prima, oppure da persone come Bautista, fratturato anche lui a inizio stagione, su un catorcio fratturato, perché tanto normale la Suzuki non è. Se si riuscisse a capire che le gare sono belle anche se non vince chi ti piace e che non devi andare per forza come pe si pensa sia necessario per lo spettacolo, allora quel giorno saremo salvi. Le gare devono andare in modo naturale, un po' come la butto lì, dico una cazzata, come se la cosa più importante del motociclismo fossero i piloti e non quelli che li raccontano e li riprendono. E vi chiedo un'ultima cosa prima di andare via. Do you like my barb? I like my barb. I feel beautiful with my barb.